Finalmente riesco a tornare sul canale. Spero di essere bene a fuoco. Ho tipo questo, questa softbox che è tipo nella mia cornea, però va tutto molto bene, non sono più abituata. Spero quindi di essere tutta a fuoco, speriamo bene, se no devo rigirare tutto quanto. Comunque, come avete letto dal titolo, vi volevo far vedere un po' di acquisti che ho fatto in questo periodo che sono stata assente dal canale, quindi in credo 5 mesi fa l'ultimo video, insomma quest'inverno, però insomma ecco, non sono proprio tutti gli acquisti da quest'inverno ad oggi, ecco gli ultimi acquisti del periodo. Quindi bando alle chiacchiere, anche se vorrei chiacchierare tipo per 20.000 anni perché mi mancava tanto registrare, e iniziamo subito il video. Inizio da quello che ho indosso, perché anche quello che ho indosso è una cosa che ho preso di recente, l'avete visto anche sulle Instagram Stories. Anzi, se non lo fate, seguitemi anche su Instagram e Facebook, perché sono molto attiva. Su Facebook molto molto meno, su Instagram invece sono attivissima, soprattutto con le stories, e ogni tanto pubblico anche qualche foto, ma con le stories ormai sono diventate una droga. Quindi vi lascio magari il link qui da qualche parte, qui sotto, e comunque vi lascio anche tutti i link utili dove trovarmi, tutto quello che vedete ve lo lascio qui sotto nell'info box, così almeno volete andare a spulciare potete farlo. E quindi dicevo, l'avevo pubblicata su Instagram, è questo maglioncino, speriamo che non si sia impelato perché i gatti ovviamente stanno in ogni dove, è questo maglioncino di Primark che come vedete non mi alzo tantissimo perché sotto ho i favolosi pantaloni del pigiama, comunque questo qua nero, semplice con le costine. La particolarità è la manica appunto, che è così, leggermente a pipistrello, svasata, no pipistrello no, leggermente svasata diciamo, con tutte queste applicazioni di perline, e io l'adoro, e questa è costata 12 euro. Poi sempre da Primark, perché lo sto indossando adesso, è questo qua, non so come farvelo vedere, magari vi faccio, mi metto una slide, che è questo orologio di Primark, l'ho pagato 8 euro ed è questo orologio con Minnie e Topolino che si baciano, è molto molto carino, nero, semplice e mi piace tantissimo. Un'altra cosa, che è quella che vedete accanto, non badate a quel bracciale di perline e a questo del famoso signore che lo vende sulla spiaggia, e quello accanto è un simil Pandora, se così si può chiamare, è preso a 1,90 euro dal cinese. Quindi se lo volete andate da qualsiasi cinese, adesso è pieno, strapieno di questi. Quindi, quell'orologio che avete visto, 8 euro da Primark. Poi, vi ho fatto vedere il pantalone del pigiama appunto con questo damascato rosa, e vi faccio vedere anche il sopra. Anche questo l'ho fatto vedere nelle Instagram Stories, sempre per ricordare che sono su Instagram. Ed è il sopra, sarebbe questa magliettina qua, manica lunga, che è peluciosissima. Qui, come potete vedere, si riprende la stessa fantasia del pantalone in pratica. E io ho preso una, oh mio Dio, 10-12, ah no, una 38, io di Primark sì, porto in genere la 36-38, dipende, che poi in Italia sarebbe una 40, una 38-40 italiana, e questa è la maglia pelusciosa con questo scollo un pochettino a barca, non tantissimo, morbidissima e caldissima ragazzi, fate l'acquisto del secolo perché è veramente splendido, non solo perché mi piace tantissimo. E, tra l'altro ho dato retta al marito, piccola parentesi, perché io volevo prendere la cappatoio, diciamo la vestaglia pelusciosa, perché pensavo mi facesse più comodo, perché qua da me, come sapete io sto nel Mugello, qua da me fa freschino, cioè c'è già 10 gradi, e quindi volevo prendere appunto la vestaglina, però poi mio marito mi ha detto ma guarda questo è bello, secondo me ti fa più gioco, insomma alla fine l'ho preso lui, 10 euro e lo trovo spettacolare, e c'è così in questa versione e bianco, quindi il sopra bianco e il pantalone bianco e blu, quindi la versione bianca e blu, e credo che andrò a prenderlo anche bianco e blu perché lo adoro e fa caldissimo là. Qui insomma mi vedete circondata. Ah, tra l'altro ho cambiato postazione perché sono riuscita a sistemare, anzi ho un marito santo che mi ha sistemato lo studio, e io se non l'avevo già sposato lo facevo, ma già l'ho sposato, quindi sono stata furba. E quindi vedete dietro di me anche tutte le lucine di Tiger, tutti i miei peluche, cuscini, è ancora da finire, diciamo che non è ancora, cioè è già come lo vorrei perché l'ho detto, ho un marito santo, però ancora qualche piccola decorazione, qualche piccola cosa ancora manca, soprattutto perché fra pochissimo sarà Halloween, quindi dovrà essere addobbato per Halloween. Continuo sempre con Primark
l'altro acquisto che vi faccio vedere di Primark è questo qua. Allora, volevo fare sinceramente un video haul indossato, però non so se riesco, magari se riesco vedete le slide alla fine, se non riesco perdonatemi. Prometto che i prossimi, quando avrò un pochino meno cose da farvi vedere, magari di abbigliamento lo farò, cioè non accumulerò più le cose, ma appena compro magari vi faccio dei video anche un pochino meno lunghi, però con il try on, quindi un try on haul più breve, quindi anche per voi sarebbe meglio, perché io che parlo interrottamente per non so quanti minuti già è una cosa posa, cioè no, nel senso, ecco. Comunque l'altro acquisto è questo qua, questo giubbottino di similpelle, dentro è scamosciatino direi, sì, e tiene anche abbastanza caldo, ragazzi, mi sono stupita, con la manichina tre quarti, con queste drappeggino, questi volant che riprendono anche sul fondo. Allora, questo era l'ultimo, io l'ho pagato 23 euro questo era l'ultimo e purtroppo ho dovuto prendere una 40, quindi una 44 italiana, e in effetti sarebbe una M praticamente, perché questo andava anche a SML, sarebbe una M, mi sta più morbido, cioè più largo, però non mi interessava perché era l'ultimo nero e l'altro era rosa, l'ho provato anche rosa, la mia taglia, e mi stava più aderente, insomma era la mia taglia quindi mi stava bene, però era rosa, cioè per quanto io adori rosa, si vede anche dalla mia tinta labbra lilla, tra l'altro questa tinta labbra, se volete sapere qual è di Sephora, ve la linko qui sotto nell'info box, trovate il numero. E stavo dicendo, però rosa non mi stava bene come il nero, quindi alla fine ho optato per il nero, anche questo 23 euro, super super carinissimo. Poi per quanto riguarda Primark faccio vedere anche questo, visto che ce l'ho sotto mano. Allora, io bevo essenzialmente tantissimi caffè durante la giornata, soprattutto quando vado a lavorare, perché purtroppo, ragazzi, è così. Ultimamente sì, tantissimi, e quindi mi sono presa lo spazzolino portatile da portarmi al lavoro, proprio per lavarmi i denti appena preso il caffè, perché comunque i miei denti sono costati cari ai miei genitori, non si direbbe, ma sì, e non voglio appunto che si rovini lo smalto con i caffè, perché come sapete, mal caffè, sigarette, tutte queste cose a lungo andare possono macchiare i denti. Quindi, breve pausa, dottora, breve pausa del, sono la dottoressa del momento, torniamo a noi. Ho preso questo, lo vedete vuoto perché l'ho già messo nella pochettina in borsa, però l'ho preso per farvelo vedere, a 1,50€, che praticamente sarebbe, io l'ho messo in questa bellissima pochette di Pupa, che praticamente sarebbe spazzolino e dentifricio, nient'altro, non ve lo so ad aprire perché l'ho già usato, però insomma, vabbè, ve lo apro, tanto l'ho pulito, nel senso, non è che spazzolino e dentifricio portatile, e questo acquisto del secolo, vabbè, ma che ve lo dico a fare, tanto ormai le cavolatine sono tutte nostre. Poi, sempre per quanto riguarda abbigliamento, ho preso sempre da Primark, questo ancora non l'ho indossato, quindi c'ho ancora il cartellino, questo giacchino. Questo ho preso una S, che sarebbe una 38-40 italiana. Io vi dico le taglie non per farvi vedere che taglia ho io, perché non mi interessa, nel senso, vi dico le taglie perché magari chi è di costituzione come me più o meno si regola in base, ecco, a quello che dico, ecco, alle taglie che magari vede in questo video. Quindi questo l'ho pagato 7 euro, qui ci sono anche i bottoncini di ricambio, ed è semplicemente un semplice cardigan nero, che non ci credereste mai, ma io non ho cardigan neri con i bottoni, ho un cardigan nero con lo scolla V ma chiuso, quindi senza bottoncini, senza cerniera, che essenzialmente lo trovo molto scomodo, invece questo anche per il momento, avevo sentito un clock della serie che la fotocamera era andata in stand by, ma no, non è vero. Stavo dicendo, appunto, con i bottoncini lo trovo più comodo, perché è vero che da me la sera fa freddo, però ecco, per uscire lo trovo per la mezza stagione è molto più comodo con i bottoncini, perché lo metto sopra e se mi fa caldo lo posso togliere, quindi questo 7 euro. Poi vado un pochino più veloce, se no non si fa in tempo, cioè sto veramente 3 ore a chiacchierare. Poi a mio marito, perché vi faccio vedere anche queste due cose al volo, perché l'ho nel sacchetto, ho preso questo cardigan qua, pagato 8 euro, io le ho preso una S, ed è un semplice cardigan da mettere anche sopra alle camicine, con questo beige melangiato così, niente di che, molto semplice, però lui usa tante camicie, tanti abiti, quindi questo può fare tutto. E poi sempre una cosina molto semplice, pagata 7 euro, è questa tuta qua, un pantalone della tuta grigio semplice,
che dentro però è felpato, quindi per l'inverno top. E quindi queste due cose per lui. E un'altra cosa che gli ho preso per lui è questa, ve lo faccio vedere molto veloce perché alla fine magari, non so, se mi seguono anche dei maschietti, è questa magliettina t-shirt a manica lunga verde con lo scollo girocollo, 3 euro, una S. Allora, lui gli va precisina, cioè precisina, gli va stretta, però gli piacciono le cose un po' aderenti, quindi gli ho preso una S. Poi, cambiando tema, passiamo alla... Ah no, scusatemi, sempre da Primark, poi mio padre... Rumori strani, vabbè, sono i gatti di là perché li ho messi in cucina perché sennò facevano un disastro, non mi facevano registrare e quindi chiedono pietà per uscire. Mio padre mi ha preso questa, è fighissima, io l'adoro. Invece lo voglio usare ed è praticamente questo bicchiere qua con la rosa all'interno con la cannuccia ed è bellissimo. Questo viene 6 euro, carinissimo. Hanno la collezione del... di casa, è bellissima, io la trovo bellissima la collezione di casa Primark, veramente. Quindi questo. Poi, passando al tema, diciamo, cartoleria, ho preso su Amazon, magari vi lascio il link qui sotto di Amazon dove l'ho preso, ho preso questo Fimo, che sono praticamente, mi pare intorno alle 13 euro, non mi ricordo, che è praticamente 6 blocchetti di Fimo di diverso colore. All'interno voi trovate anche, ora non ve lo sto a far vedere, all'interno voi trovate anche la ruota dei colori per ottenere le varie miscelazioni e per ottenere i vari colori, quindi avete, diciamo, i colori primari per poi passare a fare altri colori. Credo di essermi spiegata bene. E perché l'ho preso? Perché voglio provare a iniziare a fare le cose in Fimo, quindi se riuscirò a fare qualcosina di carino magari vi farò anche dei video, anzi fatemi sapere se vi può interessare l'argomento qui sotto nei commentini. E poi, sempre per quanto riguarda, diciamo, il mondo cartoleria e cose varie, sempre da Primark ho preso questo Notes a 3 euro. Vi avevo messo su Instagram sempre anche delle pennine stile marmorizzato sempre di Primark. Se riesco a trovare il link ve lo lascio qui sotto così magari le vedete. Ora le ho già messe nella cassettiera quindi non sto a farvele vedere, però questo ce l'ho portata di mano. Questo l'ho pagato 3 euro ed è semplicemente un notes, quindi ha praticamente le pagine a righe, non ha giorni, insomma è proprio un note. Qui vabbè io ho scritto la mia password, non ve la faccio vedere, e qua ho scritto settembre con tutti i video che voglio registrare. Ovviamente avendo avuto problemi con videocamere e cose varie e cavalletto soprattutto, questi video che vedete qua scritti a settembre slitteranno a ottobre. Comunque questa è, diciamo, la mia agenda YouTube dove scriverò tutte le cose che ho intenzione di fare, cosa mi serve eccetera eccetera. Poi per quanto riguarda la cartoleria ho ricomprato il Kakebo, questo viene 9,90€, mi è costato 9,90€ e io ho preso questa versione qua perché io lavoro all'outlet di Barberino di Mugello, per chi volesse venire a trovarmi, e c'è anche la libreria Giunti e io ho trovato questa versione qua e sinceramente rispetto a quella che avevo l'anno scorso a me piace molto di più. Non lo so se è vecchia, se è nuova, fatemi sapere voi che me ne intendete, però appunto ho voluto riprenderlo e quest'anno voglio però farlo. Vabbè, qui ho scritto tutte le mie varie cose e, insomma, sapete come funziona anche a Kakebo, credo, è un'agenda appunto per risparmiare dove si segnano tutte le entrate, tutte le uscite, quello che si vuole risparmiare. E vedete qua c'è tipo il mese, scrivete voi tutto quanto, quello che sono le entrate, quello che sono le uscite fisse e poi all'interno dopo trovate proprio la settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì, e trovate le varie uscite della settimana, quindi le spese di prima necessità, cioè le spese sono divise con spese di prima necessità, spese optional, cinema, tempo libero, extra eccetera eccetera, quindi serve per tenere sotto controllo, diciamo, la vostra situazione economica familiare. E poi per quanto riguarda l'agenda, quest'anno, allora, come sapete io ho ancora Happy Planner, quella la utilizzo, diciamo, per casa, ecco, per comunque, diciamo, non per casa ma per i ricordi sostanzialmente. E invece quest'anno ho voluto prendere un'agenda molto più piccola da tenere in borsetta perché sinceramente con l'Happy Planner non l'ho sfruttata al massimo perché essendo una A5 comunque era molto grande e quindi non avevo mai il tempo neanche di scrivere le cose all'interno. E ho preso poi una Moleskine, infatti in formato borsa, diciamo, che ho usato, non ho decorato, che ho usato normalmente, ho decorato e non decorato. Quest'anno invece
volevo un'agenda carina, volevo un'agenda da borsetta, però non volevo, ecco, volevo qualcosa che anche se non avessi avuto il tempo di decorarla, anche se, parentesi tonda, voglio riprendere anche questo mio hobby, diciamo, chiusa parentesi, comunque anche se non avessi avuto il tempo di decorarla, era comunque già, diciamo, predisposta per esserlo, predisposta per... Insomma, ho preso la Mr. Wonderful perché la trovo già carina di suo. Io ho preso questo formato qua, che è il formato personal, se non sbaglio, insomma il formato piccolino da borsa. Questa è la mia mano, vedete quanto è grande l'agenda, e io l'ho presa da in libreria alla Mondadori, l'ho trovata alla Mondadori, l'ho pagata 13 o 16 mi pare, o 13 euro o 16 euro, questa è il 2017-2018, e perché l'ho presa? Perché la trovo carinissima, perché anche se uno non avesse, allora qua ci sono tutti i miei contatti magari, perché anche se uno non ha il tempo per decorarla, come vedete io qua all'inizio non l'avevo decorata perché non avevo le cose con me, è comunque già decorata di suo, qui invece ho avuto il tempo di, diciamo, decorarla un pochino di più e ho messo qualche washi, tra l'altro questi washi sono di Maison du Monde, e ho messo qualche washi in qua e là, però ecco, la trovo carinissima, poi ogni giorno, ogni mese ha queste cosine, è molto molto carina, la trovo veramente carina, in più all'interno, in fondo, trovate già comunque delle pagine con adesivi da poter utilizzare all'interno della vostra agenda, quindi anche se siete fuori casa potete decorarla, e quindi la trovo molto funzionale perché è pratica, comoda, veloce da portare in borsetta, e in più la potete decorare anche se non siete a casa, quindi top. E questa era l'altro acquisto, cartoleria. Passando ora al makeup, tada! Però prima vi voglio far vedere un'altra cosa, vi faccio vedere questa, che è praticamente una palette che io ho preso da eBay, credo, o eBay o AliExpress, no, forse AliExpress o Wish, insomma uno di questi siti, non mi ricordo. Se riesco a ritrovare il link ve lo lascio qui sotto, se no basta che scrivete palette, ombretti, cose così su Wish o su AliExpress, credo però su AliExpress. Ed è questa qua, questa è una palette 24, mi pare, colori, non mi ricordo, mi fa fatica a contare, tutti sui toni di nude, perché sono le tonalità che utilizzo di più io in questo periodo, sinceramente mi piace di più concentrarmi sulle labbra, come vedete dalla mia tinta molto sobria, e quindi niente, questa qua, ho usato solo tipo uno o due colori, quindi ancora non vi so dire sinceramente se vale la pena o meno, comunque l'ho pagata veramente una scemenza, credo 5 euro, niente di, cioè niente di esorbitante, quindi perché no, provatela. Comunque se volete sapere, se volete una review, fatemi sapere che io la faccio molto volentieri, alla fine uno scambio così è sempre comodo, no? Prima di comprare magari una cosa, anche se costa poco, però bisogna vedere se ne vale la pena. Poi per quanto riguarda NYX, allora ha aperto, per chi non lo sapesse, ma credo che lo sappiate tutte, ha aperto il NYX a Bologna. Altra cosa interessante, è aperto il 16 di questo mese e io sono andata e ho preso delle cosine. Altra cosa di questo mese, cioè di questo mese, di questo argomento di NYX, se siete di Firenze, Prato, comunque di queste zone qua, cioè delle stesse zone mie, quindi toscane, diciamo, ha aperto, cioè non è che ha aperto, all'interno di L'Oreal, all'outlet di Barberino, appunto, dove lavoro io, anche io l'ho scoperto per caso in una mia pausa pranzo, hanno inserito all'interno di L'Oreal, perché L'Oreal e NYX, diciamo che sono la stessa cosa, quindi ha inglobato L'Oreal, ha inglobato NYX, o NYX ha inglobato L'Oreal, non lo so, non chiedetemelo, però so che, insomma, è la stessa, non è che è la stessa cosa, però insomma sono inglobate insieme, e all'interno appunto di L'Oreal, all'outlet di Barberino, hanno allestito un corner NYX, quindi trovate anche NYX per chi volesse venire, siccome essendo outlet avete comunque il 30% del prezzo del negozio e trovate le stesse cose bene o male che ci sono in negozio, secondo me ne vale la pena. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso e vi dico anche se le ho prese al negozio di Bologna o meno. La maggior parte, diciamo che le ho prese all'outlet perché ho più tempo, perché sono lì tutti i giorni, e soprattutto perché a Bologna veramente il primo giorno è stato devastante, nonostante io fossi andata lì alle 6 e un quarto, quindi dopo uscita dal lavoro mi sono recata a Bologna perché da
da casa mia a Bologna ci sono 30 minuti circa, insomma una mezz'oretta così. Allora ho detto vabbè, vado, perché mi piaceva partecipare, insomma, e andare a vedere com'era il negozio. Però ragazzi, nonostante fossero le 6:30 di sera, era veramente stracolmo, c'era la fila per entrare, insomma ho preso tre cosine al volo, ho guardato un po' al volo, quindi tornerò con calma e sicuramente troverò qualcosina in più. Però ho preso qui all'outlet, quindi parliamo dell'outlet, ho preso questo qua, che è un liquid lip liner, quindi è un eyeliner per labbra, una matita contorno labbra, e questo è l'effetto che voi dovreste andare a fare con questo qua. Questo è il numero 04 Kinetic, non lo so se si pronuncia così. Comunque questo è il packaging, e questo, magari vi faccio uno swatch, è praticamente diciamo lo stesso colore che ho sulle labbra, forse leggermente meno intenso. Comunque spero che si veda. È questo lilla qua, è un lilla dove voi potete andare appunto a fare questo effetto sfumato sulle labbra. Non l'ho ancora provato sinceramente, però sinceramente l'ho provato sugli occhi, ho messo l'eyeliner nero e questo sopra, e devo dire che la tenuta è, vabbè, che ve lo dico a fare. Poi le vedete un po' disastrate, poverine, perché le ho usate, però mi sono dimenticata di cioè no, le ho pulite, però non mi stanno più appiccicate, quindi risulta così. Ho preso queste Wicked Lashes e queste sono le numero VL18. Vabbè, che ve lo dico a fare, mi cade anche la roba di mano. Sono fotoniche, io adoro le ciglia finte NYX. All'interno non trovate la colla, quindi io ho preso la Duo, la classica Duo che ormai usiamo tutti. Quindi queste. Poi, sempre per quanto riguarda outlet, aspettate che tiro fuori un po' la roba. Ah, scusatemi, mi sono dimenticata, piccola parentesi, da Primark ho preso anche questo qua, che è una tinta liquida metallica, ed è la numero 7E03A Metal Rose. Già provata, carina, secca un po' le labbra, ma secca le labbra abbastanza, diciamo, però ci si può stare, insomma, alla fine è una tinta ed è molto molto carina, è un ruggine rosa, un metallic rose appunto, ed è molto carina, mi piace, tipo 4 euro mi pare sia venuta. Poi torniamo a NYX, allora sempre la versione outlet, questa palettina qua, che è la Full Throttle Plain Color, non lo so come si dice, comunque questa palettina qua, e questa è Explicité, numero 02, e ha tutti questi diamantini, queste borchettine al di fuori, e questi sono i colori. Vi faccio uno swatch alla veloce di questi qua, di quelli scuri ovviamente, il chiaro ragazzi, vabbè, vi faccio anche il chiaro, ma... e questi sono i colori. Io la adoro, l'ho strausata in questo periodo sinceramente, e mi piace tantissimo, e sono colori che si può utilizzare benissimo in autunno, quindi fotonici, questi due mi piacciono tantissimo usati, mi piace, mi piace, mi piace. Poi, sempre gli outlet, ho preso questo ombrettino singolo che si chiama Violet Smoke, ed è questo ombrettino qua, e anche questo super super bello, non so come farvelo vedere perché... un po' la confezione così, però vi faccio uno swatches, ve lo faccio vedere qua, e anche questo, ma che ve lo dico a fare, lilla, tanto ormai sono entrata in fissa con il lilla, bellissimo anche questo, l'ho usato tantissimo, e l'ho usato in combo con questo, che è la Jumbled Eye Pencil, ed è la numero 614 lavanda, e questa, vabbè, ormai ve lo faccio vedere qua. Queste ormai le conosciamo tutte, e le Jumbo come base sono perfettissime. Poi la combo insieme è perfetta. Poi, sempre outlet, ho preso per quanto riguarda le labbra, le NYX Liquid Suede, e ho preso queste due. Non hanno molti colori ancora disponibili, la 01 e la 03, che sono un grigio e un rosso intenso. Il rosso l'ho stra usato, ve lo faccio vedere qua. Questo è il rosso ed è bellissimo.
seccano un po' le labbra, devo dire la verità, però ecco, magari con una cosa che con un burro cacao si può risolvere. E questo è il numero appunto 03, che è il Bordeaux. Mentre per quanto riguarda l'altro, bellissimissima tinta, l'ho usato solo due volte perché comunque al lavoro già ti guardano un po' male, non che i miei capi mi dicano niente, anzi, però ecco, l'ho usata pochissimo ed è questa. Ditemi se non è fotonica. E questa si chiama Stone Fox, scusatemi, l'altra si chiama invece Cherry Skies. Questa è Cherry Skies e questa è Stone Fox, bellissima, è questo grigio petrolio fotonico, ma che ve lo dica a fare ormai NYX e le tinte di NYX, ciaone. Poi invece per quanto riguarda a Bologna ho preso non tantissime cosine, sempre per quanto riguarda la versione outlet ho preso anche questo pigmentino, non ve lo sto a sguocciare perché farei un disastro, è il numero White Pearl 03 ed è appunto un pigmento libero ed è, vi faccio vedere magari se riesco a prenderlo un pochino, no, ho fatto un pasticcio, no, non lo riesco a prendere, comunque è un bianco perlato bellissimo, bellissimissimo anche questo. Allora, come vedete le tinte non è che siano andate via moltissimo, però ecco, giusto per non macchiare la maglia e non macchiare tutto quanto qua. Sempre l'ultimo giuro da outlet ho preso questo che è il Turn Up Lipstick ed è il numero 12 Dirty Talk, quindi è un rossetto, è cremoso, quindi non è matte, e questo è il colore. Ora mi rimacchierò sicuramente, però ve lo faccio vedere qua. Ed è questo colore qua, questo marrone scurissimo, bellissimo, intensissimo. E questo è cremoso, come texture mi piace molto meno, però ecco, dura diciamo normalmente, ecco, se mangiate questo va ritoccato, sicuro. Poi invece per quanto riguarda Bologna ho preso delle cosine, tra l'altro una cosa non la trovo più, se la troverò magari vi metto la foto su Instagram, per questo motivo dovete comunque seguirmi. Ed è un altro ombretto sempre sui toni dell'Illa, però in questo momento non lo trovo fotonico e vi dico, magari vi lascio il link qui sotto, insomma, fa sempre parte di questi. Questo qua è il numero 26 ed è lo Suede Dame, sì, credo di averlo pronunciato giusto, ed è appunto un marrone matte. Io sto in fissa con i marroni, ragazze, sto in fissa con marroni e lilla e quindi dovete sopportarmi, e questo è il marrone. E poi per quanto riguarda le Jumbo ho finalmente potuto prendere la famosissima Milk, quindi bianchissima, la Jumbo I Pencil, questa è la 604 Milk. Poi per quanto riguarda invece sempre le labbra ho preso una Lip Lingerie Matte e questa la sto usando tantissimo, e questa è la So Not Sorry ed è questo colore qua, che è un nude pazzesco. Mi piace tantissimo, tantissimissimo. Ne ho potuto prendere solo una perché ve l'ho detto, c'era tantissima confusione e ho preso questa perché so che i nude sono quelli che usano momento molto di più di questi colori, cioè mi piacciono sia i colori strambi che questi nude, però per i colori un po' strambi volevo swatcharle, vederle per bene, e anche per quanto riguarda le metallic avrei voluto prenderne una, ma come vi ho detto il piedone, quindi tornerò sicuramente. Questa è la So Not Sorry, bellissima. E poi ultimissima cosa, e poi giuro che ho finito di parlare perché saranno tipo aspettate che guardo quant'è che parlo, sono tipo 40 minuti che parlo, meno male editing viene a me. Ho preso questo che è il That's the Point e quindi è quella linea di eyeliner, la linea That's the Point, che comprende questo e altri 5 in totale, non mi ricordo, eyeliner a penna. Questo è il Black Noir ed è il TTPE07, comunque ve lo metto così almeno lo vedete, ed è quello diciamo credo più sottile, è l'Ella Fine, sì, Artistry Liner, è il Fine. Quindi è questo qua, anche questo lo sto stra usando, questo è il packaging, molto molto sottile, lo vedete appunto shakerare, e questo è il pennellino, fine, vi faccio vedere il tratto, ora non badate che io l'ho fatto un po' alla cavolo, però
è veramente bello bello bello, e poi si riesce a fare delle linee sottilissime, e con questo riesco a fare anche il puntino al sotto, però sono molto molto curiosa di provare anche quelle proprio per fare appunto il pallino, quindi che hanno lo scovolino proprio con la puntina finale che va a fare un cerchietto, proprio la pallina. Bellissimi, sono tutti bellissimi e li voglio provare, appunto vorrei provare sia quello per fare la pallina, quello un pochino più spesso, ecco, vorrei avere la possibilità di provarli con più calma e di poterli swatchare con più calma, però vi ripeto, tornerò sicuramente. E quindi niente, io credo di avervi fatto vedere tutto, ho parlato per un sacco di tempo, ve l'ho detto, però vi ho fatto vedere tutte le cosine che appunto ho preso in questo periodo. Fatemi vedere, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa volete vedere più approfonditamente, appunto se volete delle recensioni sul blog, delle cosine che ho preso, soprattutto di make up, perché comunque farvi vedere gli swatch così è molto restrittivo e comunque vorrei appunto parlarvene in un secondo video o comunque anche nel blog, quindi fatemi sapere con un commentino qui sotto, fatemi sapere se voi siete state da Primark, se andate, se lo avete vicino, se avete comprato, come vi siete trovati, fatemi sapere voi quale video vorreste vedere prossimamente. Io li ho già scritti tutti nella mia agendina, ho già tante idee e registrerò sicuramente quelle idee che ho, però se avete qualche cosa in particolare da chiedermi, io sono ben aperta a tutte le vostre idee. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che mi potete seguire di nuovo, vi prometto solennemente, anche se l'avevo già promesso, che cercherò di portare avanti il canale e di fare almeno un video a settimana, giuro, promesso, e però ovviamente dove non potrò, siate clementi, purtroppo lavorando full time in un centro commerciale, ragazzi, il tempo è quello che è, e anche la casa, il marito, la famiglia, le altre cose, insomma, mi risucchiano un pochino, però io giuro, prometto solennemente che mi impegnerò a farne almeno un video a settimana. E niente ragazze, io vi mando un bacione grandissimo, trovate tutto quello che vi serve qui sotto nell'info box, mi raccomando seguitemi su Instagram e sugli altri social perché sono molto più attiva e siamo appunto possiamo interagire molto di più che qui su YouTube, e se avete qualche domanda fatemela pure, se avete qualche critica vabbè fatemela pure, tanto ormai si sa, su YouTube critiche positive e negative ormai ce le dobbiamo prendere. E quindi niente, io vi mando tanti 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 baci e noi ci vediamo al prossimo video, allora, ciao!